La ringrazio. Io mi chiamo Vanni Zagnoli, farò vedere al giornale di Vicenza, al Gazzettino, livello minimo è il mio giornale. Tengo l'inquadratura di là perché stanno uscendo con bellissime maglie, fantasmagori. Come si chiama? Alessandro. Alessandro, per me la partita non esiste, mi hanno detto di 1-0-0. Sì. Approfitto invece perché non ho studiato. Mi declina la formazione base non di oggi ma del stagionale. Portiere? Portiere positivo. No, chi è? Come si chiama? Grandi. Non l'ho studiato. Allora, il mister intanto è? Mi rinfresco. Ah, sì, giusto. Mi scusi, ma sono stanco. Presidente Renzo Rosso, poi DSDG, chi l'ha fatto il mercato? Chi l'ha costruito? DSDG, sono Magalini. Ah, già, ex Reggiana, ex Mantua. Ex Alessandria, anche forse. Anche sì. Poi? E l'altro, chi è l'altro dirigente? Non lo so. Certo. Mm-hmm. Che sono loro due, sono quindi portiere grandi che non conosco, poi difesa a 3 a 4. Difesa abbiamo Bizzotto, abbiamo Bizzotto ex Cittadella, lui no? Sì. Poi Padella, abbiamo Emanuello che è nuovo. Uh-huh. Padella buono dall'Ascoli. Poi e basta. Centrocampo? Centrocampo a 3? Centrocampo 3? No, no, ma non oggi, in generale. Ah, non lo so, cioè, dovrebbero giocare col 4-3-1-2, cioè due. I tre chi sono? In questo momento Zarpellon, secondo tempo, Cinelli, Zonta. Cinelli ex Sassuolo. Zonta, poi il trequartista chi sarà? Giacomelli, lo sta facendo giocare da trequartista, che sarebbe più un'ala. Era in B col Vicenza. Sì, quello straordinario Vicenza con Pasquale Marino meritava la Serie A. Poi? 7 anni. Poi? Abbiamo l'attacco, che abbiamo Marotta, che è il nuovo acquisto. Che ho visto l'anno scorso, ma due anni fa col Siena forse. Sì. Poi? Scatania, abbiamo Guerra, che è il capocannoniere dell'anno scorso. Ex Piacenza. Ex Faralbi Serò. Quindi è una buona squadra, onestamente una buona. Buona squadra, sicuramente manca qualcosa di qualità a centrocampo. Alessandro, le rubo questo piacere, adesso ho fatto un'eccezione perché di solito parto, a me piacciono solo i ricordi. Allora, vedo delle maglie con una R straordinaria, Iro Bambino e Real Vicenza. Intanto qua non mi perdo nessuno, non ci sono grandi ex, non ha visto nessuno in curva personaggi, no? I personaggi siamo lì. No, certo, ma magari Caglioni, Prestanti, no, certo, non vengono in curva. No, seguono sempre la squadra, quindi anche Decliniamo, ricordiamo insieme l'11 di quei vice campioni d'Italia, quanti punti? 41 a 39 con la Juve, non mi ricordo più. Non mi sembra, 2-3 punti dalla Juve. Portiere Ernesto Galli, sì. Poi a destra Leli, centrale Prestanti. No, aspetti. Leli a destra, Prestanti era lo stopper. Il libero era Giorgio Carrera, di Bagnolo in piano, qua vicino. Mi aiuti, il terzino sinistro mi sfugge. Faloppa. No, terzino finistro, Faloppa, terzino? Adesso aspetta, sto anche dalla Corriera. Ah no, ma c'è tempo. No, la metto in difficoltà, non vuol fare brutta figura. No, ecco, bravo. Ecco, allora davanti c'era già Paolo Rossi, Fablito, ovviamente. Con a sinistra Filippi, poi c'era Faloppa, poi c'era Paolo Rosi. E siamo già a 4 davanti. Manca un centrocampo. Salvi, perfetto. Quindi abbiamo già i 5 offensivi. Ci manca quello a sinistra e un mediano. Ah, Mario Guidetti era andato via, mi pare. O c'era? No. Mario Guidetti. Ci manca l'esterno sinistro, non era ancora Marangon? Sì. Luciano Marangon. Così l'abbiamo completato. Lo stadio Romeo Menti. Incredibile. E poi invece, quanti anni ha Alessandro? 49. Senta, ma non c'era la TV, c'era poca TV all'epoca. Un turno di Champions League, di Coppa dei Campioni, Dukla Praga. 0-1 là, 1-1 al Menti. Lei... Un rigore sbagliato che dubbiava, non c'era. Di? Sbagliato da? Rigore... Mi ricordo. Ma l'ha vista? Ha visto? No, non si vede. Non si trova su YouTube, dicono, non si vede nulla. Non lo so. È stato il punto più alto. Poi abbiamo, ma lì è troppo facile rivocare, 20 anni fa, cioè 98-90. Guido lì. Sì. La Coppa delle Coppe, quel gol annullato a Luiso che era regolare, col VAR. Il Vicenza sarebbe stato in finale di Champions League contro, non mi ricordo più, perché poi vince il Chelsea. No, ma passò il Chelsea che batté chi in semifinale. Si poteva anche perdere. Si poteva. Quindi era, lo facciamo insieme quel Vicenza, poi la lascio. Il portiere Sterkele, no? No. Mi aiuti? C'era la portiera di Coppa. Non mi ricordo più.
Ah, pardon, pardon. Beh, allora magari alla spicciolata. Luiso, Ambrosetti, e c'era un grandissimo Ambrosini, Lamberto Zaul, poi allenatore della... Cesco Guidolini in panchina, Giovanni Lopez centrale difensivo, ma poi avevamo Mimmo Di Carlo, come propulsore, come distruttore di gioco. Quindi col Chelsea finì, mi aiuti, 1-0. In casa, a... un po' di Lamberto Zaul. Bravissimo. Si poteva anche fare un altro, si poteva vincere 3-1. Poi il Vicenza segna là, poi annullano un gol ed era 0-2 ed era vinta. Ed era vinta. E invece abbiamo perso 3-1. Con Vialli allenatore. Bravo. Con Vialli allenatore giocatore, segnò Vialli. Ma c'era anche Gullit, no? No, c'era il piccolino di Parma. Chi è? Giovinco? No, quello forte. Nel Chelsea? Ah, Zola, sì, beh, certo. No. Vedi che sono un po' stanco. Per la curva, per... Senta, invece, la lascio con questo, Alessandro. Il coro, se io fossi stato lì con voi molto tempo, il coro più gettonato, il coro più bello, possono farlo anche loro, se... Nane a lei, la Russia a lei, quello è nostro. Ah, ecco, fantastico. Non avevo capito, ho sentito la musica, ma... Senta, tornerà più? L'ultima Serie A 20 anni fa con Eddie Reia. L'ultima Serie A 20 anni fa con Eddie Reia, quando c'era Scarlato, ad esempio. Gennaro Scarlato. Il Vicenza è mai stato in D nella sua storia, come tante squadre qua vicino, no? Eccellenza non neanche ne parliamo. Quindi molta C, molta A, cioè no, molta A, un po' di B, un po' di C. Di Serie A. Fantastico. La nobile provinciale. Perché il... No, se io venissi a Vicenza, ogni tanto passo, ma c'è l'azienda, la Nerossi ancora non c'è più. Quindi, quindi non c'è neanche l'insegna, non c'è scritto. No, ci sono ancora l'insegna tipo Piovene Rocchette a Schio e a Valdagno. Magazzino. Piovene Rocchette, no, sì. Non la Nerossi. No, Marzotto, Valdagno, l'hockey. Ah. Chiudo con questo: c'è ancora la regione dell'hockey, Breganze, eccetera. Yes. Valdagno. La zona buona, no? Certo, voi stessi? Bassano. Ma dico, c'è una percentuale secondo lei? Sì, se sicuramente va? Anche di gente che va a vedere. Da dove nasce il biancorosso? Inspiegabile. Con colori sociali così. Come il giallo-blu del Modern, cioè da sempre, no? La riserva è bianca, no, è nera, non mi ricordo più, la seconda. La seconda è nera quest'anno. Vinciamo? Vinciamo, sì, il campionato? Dai, facciamo, dai. Grazie. Yeah.